risorse importanti, comprese quelle dello Stato. Se non si fosse ammalata la nostra funzionaria, oggi probabilmente saremmo qua anche a presentare questo disegno di legge, quantomeno sulle case Haller, per portare ovviamente il limite dei 5 anni, oggi sancito e costituzionalmente legittimo, perché 3 sentenze comunque sulle case popolari hanno specificato che il criterio della residenza non è un criterio anticostituzionale. Avremmo già presentato il disegno di legge e la nostra intenzione è quella di andare anche a presentare qualcosa sulla questione del principio di residenzialità. Tra l'altro noi avevamo già presentato 3 progetti di legge in questa direzione, che era uno legato al diritto allo studio, uno legato all'edilizia residenziale pubblica e il terzo era quello legato alle questioni sanitarie e socioassistenziali, quindi la tutela, il diritto alla salute e via dicendo. Su questi altri temi, dove ovviamente dobbiamo fare degli approfondimenti perché la Costituzione qua non si è ancora espressa, magari è più facile, alcuni studi che stanno facendo, lavorare più sul fronte socioassistenziale piuttosto che su quello sanitario. Però siamo allo studio. Sì, gli alleati non vogliono rispondere alla domanda, gli alleati dicono che sono un po' scettici, è chiaro che se si fa parte di una maggioranza è evidente che non tutti la pensiamo alla stessa maniera, siamo partiti differenti, è chiaro che in una logica comunque di confronto all'interno della maggioranza ci sta che ci siano opinioni diverse, però come su questo, come su tante altre questioni, per esempio su cui magari il nuovo centrodestra piuttosto che Forza Italia hanno particolare interesse e magari non ci vedono così favorevoli, il nostro compito comunque è trovare una soluzione di mediazione, quindi siamo certi, no, non è propaganda perché si può benissimo realizzare. Chiaro che all'interno dei partiti è un tema molto complesso, un argomento difficile, quindi non è semplice trovare, ci sono sicuramente quelli che possono essere a favore e quelli che possono essere contro, e nella fattispecie era stato dibattito il fatto che Fava aveva espresso la sua posizione personale, come ce ne sono tante altre, come per esempio il sottoscritto invece ha una posizione diversa, però questo nell'ambito dei partiti sono temi complessi e particolari sui quali non è che deve esserci una posizione politica. Noi all'interno del Consiglio regionale domani voteremo contro questa mozione, ma per una ragione molto semplice, innanzitutto perché è strumentale, perché è fatta proprio solo esclusivamente alla luce delle dichiarazioni che aveva fatto Fava un po' di tempo fa, del resto è proprio citato quel passaggio nella mozione stessa, quindi non hanno voluto neanche nasconderlo che fosse proprio così strumentale. E in secondo luogo perché noi non entriamo nel tema, non ci interessa legalizzazione sì, legalizzazione no, perché comunque non si risolve il problema della droga. Il problema è quello che nessuna droga è sicura e fa bene, alcol compreso. Quindi a nostro giudizio un buon amministratore, come penso un buon padre di famiglia, un buon insegnante, dovrebbero come prima cosa porsi un problema, no? Come quello che dice Don Gino Rigoldi. Bisognerebbe ai ragazzi spiegare e insegnare cosa si può fare di buono invece di drogarsi. Forse bisognerebbe puntare, ed è questa la nostra iniziativa, e a breve presenteremo un progetto di legge che va in questa direzione, proprio sul tema educativo, che coinvolga famiglie e scuole, perché non vanno educati solo i figli, vanno educati anche i genitori. Questo è l'elemento principale, perché su questo tema, purtroppo, ma lo dicono tanti studi, c'è una povertà educativa diffusa.